probabilmente io sono l'ultima ad aver scoperto questo attrezzo, che è la friggitrice ad aria, ma ho scoperto questo elettrodomestico in occasione del Black Friday, guardando un po' tra le varie occasioni, no, che c'erano, e ho scoperto appunto questa friggitrice ad aria della Philips. Ed è praticamente un elettrodomestico indispensabile, secondo me tutti dovrebbero averlo, perché veramente permette di cucinare senza grassi. Allora, prima di iniziare la nostra prova, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, cliccando anche la campanellina per le notifiche, e vi ricordo di seguirmi sui social, in particolare Instagram, e comunque trovate tutti i link sotto. Detto questo, oggi voglio far vedere come vengono i popcorn fatti a casa 0% grassi aggiunti, ma non è un modo di dire come spesso succede, ma è vero, si cuociono i popcorn senza aggiungere neanche una goccia d'olio. Vi faccio vedere. Allora, io ho dei semplicissimi popcorn, quelli che si trovano al supermercato in bustina, e non faccio altro che aggiungerne un po' nel cestello, proprio senza niente, senza olio da nessuna parte, niente, niente di niente. Mettiamone ancora un po', richiudo e non faccio altro che mettere la temperatura al massimo, che sono 200 gradi, e un tempo che ormai io ho testato ed è quello ottimo di 5 minuti, e via. Dopo 5 minuti vedrete che popcorn escono fuori. A me praticamente è venuta questa idea di provare appunto a cuocere i popcorn in questo modo, perché io finora li facevo in padella, giusto con un filo d'olio in fondo alla padella, però c'era comunque questo sentore di olio, si sentiva come retrogusto, e comunque parecchi non scoppiavano perfettamente, rimanevano dei pezzetti di chicchi un po' più duri, insomma non erano proprio i popcorn della vita. In questo modo invece vengono proprio i popcorn della vita. Praticamente è un forno che cuoce ad aria, ma è un sistema che concentra molto questo getto d'aria, quindi questo calore, e io ho provato anche con le patatine proprio untate con pochissimo olio, e vengono davvero come fritte, sono fantastiche, e devo ancora appunto provarlo con altre cose, l'ho provato ancora poco, però questa storia dei popcorn mi ha sorpresa e mi è venuta in mente perché ripensavo un giorno ai fall popcorn, non so se li conoscete, ci sono proprio anche dei negozi fisici sia in Italia che nel mondo, e sono appunto questi popcorn che sono scoppiati ad aria. Sicché mi è venuto in mente, provo a farli anch'io, e il risultato mi è piaciuto tantissimo. Adesso lo vedrete anche voi. Sta finendo, come vedete, mancano 50 secondi. Io ho preparato già il mio bellissimo contenitore, bellissimo. Non ricordo da dove l'ho preso, forse da casa, al negozio quello, insomma, da casa. E bello. E ora vedrete il risultato. Sentite come scoppiettano? Praticamente rimarranno pochissimi inesplosi, e quelli che esplodono sono perfetti. Ok, sentiamo se esplode qualcosa ancora, perché sennò apro e esplode. Qualcosa rimane sempre che deve esplodere. Proviamo ad aprire, poi vi avvicino e vi faccio vedere. C'è,
Ok, questi sono i popcorn. Ecco qua. Guardate che spettacolo, cioè sono praticamente, ora c'è qualcuno, non so perché stavolta, giustamente quando faccio il video io, qualcuno che si è sbruciacchiato, ma tipo un paio, insomma, niente di che, ma per il resto, cioè sono tutti scoppiati alla perfezione, cioè fantastici, voilà, perfetti, guardate quanto è carino, cioè bellissimo. Allora, io solitamente non ci metto nulla, al limite mi piace metterci sopra lo sciroppo d'agave, ma se no, insomma, sale o zucchero, no, non mi piacciono. Però, insomma, poi ognuno li condisce come vuole. Però, ecco, io ci tenevo a fare questo video e a condividere con voi questa mia scoperta. Quindi fatemi sapere se già conoscevate questa cosa, se non è una novità, se voi già la usavate da tanto tempo e già sapevate che ci venivano questi popcorn fantastici. Io non lo sapevo e quindi ve l'ho detto. Grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo al prossimo e ciao!